Dopo un'attesa durata 52 anni, torna in scena a Napoli il Mozarteum Orchester Salzburg, al Teatro Mercadante, organizzata una serata evento programmata nell'ambito della stagione musicale dell'Associazione Alessandro Scarlatti, presieduta da Oreste De Divitis e realizzata in collaborazione con il Teatro di Napoli, Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò. A descrivere la stagione dell'Associazione Alessandro Scarlatti, Tommaso Rossi, direttore artistico dell'Associazione. Prossimo appuntamento della stagione dell'Associazione Scarlatti è al Teatro San Nazaro giovedì prossimo con il grandissimo chitarrista Aniello Desiderio, che è già stato presente anche negli anni scorsi nella nostra stagione e che farà un programma molto interessante, soprattutto di autori ispanici e iberici, ma anche Bach e anche un brano in prima esecuzione assoluta scritto esplicitamente per lui su arie d'opera del grande repertorio italiano, da Puccini a Mascagni a Verdi. A guidare il Mozarteum Orchestra Salzburg, Luigi Piovano, tra i violoncellisti più amati della sua generazione e prima parte nell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 1996, che ha eseguito da solista le musiche di Dmitri Shostakovich, concerto numero 1 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra opera 107, e ha diretto l'orchestra in quella che Wagner definì l'apoteosi della danza, la sinfonia numero 7 in la maggiore, opera 92 di Ludwig van Beethoven. Napoli è stata ed è ancora oggi una capitale europea della musica. Due autori diversi, come giustamente ha detto lei, cioè Beethoven e Shostakovich, ma che in questo programma hanno un filo conduttore, la danza. È stato un grandissimo calore attorno a questa orchestra, veramente un grande affetto, tutte le sale piene come questa sera sold out al Mercadante. Io sono ovviamente felice, sono orgoglioso di portare questa orchestra in Italia dopo tanti anni che mancava, e quindi ho la responsabilità e il piacere di far musica con loro.